Cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con il personaggio del giorno. Oggi ho il piacere di dare il benvenuto a Gigi Lista. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie, ciao, buongiorno a tutti. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Gigi Lista è un ristoratore, nonché l'organizzatore delle proteste contro i lockdown e le restrizioni di Napoli, sin dall'inizio della dittatura sanitaria nel 2020. E dopo 2 anni, alla fine è riuscito a realizzare un sogno aprendo il suo locale, che si chiama Seggio del Popolo Locanda, senza smettere di portare avanti la battaglia per la libertà. Gigi, ci vuoi raccontare come è iniziata questa esperienza di protesta e di resistenza a Napoli? Certo, assolutamente. Allora, diciamo che io fino a quel momento ero un attivista comunque sul territorio, facevamo anche dei video a difesa di alcune questioni legate anche all'identità napoletana e tutto. Quando a un certo punto ci siamo visti apparire davanti agli occhi quello che per noi poteva sembrare qualcosa di veramente lontano, sconosciuto, perché uno stato dispotico e dittatoriale, come quelli che hanno deciso a che ora si doveva aprire, a che ora si doveva chiudere, quando aprire, quando chiudere, poi dopo con il Green Pass, eccetera, una cosa del genere chiaramente è stata nuova per tutte le vite di qualsiasi persona che stava in Italia. E quindi a quel punto ci siamo resi conto che probabilmente si stava nascondendo dietro la pandemia una logica differente, si stava incominciando a pensare di poter instaurare un vero e proprio regime dispotico e decidere della vita delle persone secondo dei diktat che tutto avevano all'infuori che è una concezione sanitaria. Quindi poi chiaramente su Napoli diciamo sono nate delle proteste, ad esempio noi facevamo una protesta proprio contro Amazon, perché non riuscivamo a capire in termini sanitari perché Amazon poteva rimanere aperta e la bottega invece non doveva rimanere aperta perché lì il Covid c'era in Amazon con centinaia di persone che ci lavorano, là il Covid non c'era. Allora si capisce che c'è una vera e propria strategia dell'establishment nella distruzione del commercio. Della piccola e media impresa, diciamo di tutta la fascia che gli americani chiamano middle class, perché questo praticamente, siccome noi siamo un popolo di conservatori, abbiamo praticamente la capacità di avere una riserva aurea importante e abbiamo ancora una ricchezza privata, ebbene con molta probabilità questa ricchezza, che se non erro è la quarta o la terza ricchezza mondiale, deve essere depauperata, distrutta. Evidentemente vogliono americanizzarci fino a questo punto. E così nascono le proteste su Napoli, che un po', diciamo così, hanno suonato la sveglia perché siamo stati i primi a riversarci per strada e devo dire che la protesta pagò. Perché è vero che dopo quelle forti proteste, per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, non abbiamo proseguito, anche perché poi non si è mai creato in quella protesta un vero e proprio movimento che riuscisse a battere colpo su colpo il sistema. È sempre molto difficile farlo. Però è altrettanto vero che almeno nella città di Napoli ci conservammo una sorta di libertà, perché da quel momento in poi ci furono veramente meno controlli asfissianti e nonostante questo ci fu incredibilmente un abbassamento dei contagi da parte del mainstream, delle televisioni che fino a quel momento sembravano che ogni volta che qualcuno si incontrasse anche solo in un bar aumentavano i contagi. Dopo quelle manifestazioni di decine di migliaia di persone riversate in strada a combattere per dei diritti principali che abbiamo dato per scontato nella nostra vita, si abbassarono subito i contagi. Miracoli di San Gennaro. Miracoli di San Gennaro. Sembra passata un'infinità di tempo da allora, però in realtà si tratta di poco più di 2 anni. Dopo i lockdown, dopo le restrizioni folli, le regioni a colori, gli orari in cui bere seduti al banco, al tavolo oppure scattare in piedi, adesso ci ritroviamo nel pieno dell'emergenza legata al caro bollette che ancora una volta colpisce per l'ennesima volta appunto le piccole imprese. Hai l'impressione che la tua categoria sia particolarmente presa di mira? C'è una guerra contro
contro i piccoli imprenditori, gli italiani che vivono del proprio lavoro e che si cerca di ridurre a una condizione prossima alla povertà. In termini geopolitici internazionali, noi assistiamo a uno scontro tra il mondo dell'imprenditoria e il mondo della finanza. Magari sono anche due teste dello stesso grado, no? E quindi c'è questo grande scontro tra gli uomini della finanza e gli uomini legati al vecchio mondo del capitale. In termini nostri, quindi poi nella vita quotidiana, che cosa sta accadendo? Cosa sta succedendo? Io questo lo dicevo già nel 2020, nelle nostre proteste, nella pandemia, dicevo la vera vittima, cioè coloro che devono pagare e quindi essere distrutti, sono i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti. Molto è il sistema Horeca che viene colpito, perché? Perché è una delle ultime economie del popolo, cioè che voglio dire con questo? È l'ultima grande economia, cioè l'ultima economia che crea ricchezze importanti, che però non è gestita dalla grande finanza internazionale, ma è gestita da privati che sono piccoli, medi o grandi, ma che comunque rimangono in una sfera umana, non sono degli enti in nazioni che non esistono, di persone che non si saprà mai che se abbiano un volto o no, ma esiste una persona, un imprenditore. Una cosa che va avanti e che quindi investe in quel sistema, quindi anche quando è grande, comunque abita in un posto, sappiamo chi è ed è composto da una persona. Questo sistema economico evidentemente deve essere distrutto, disintegrato, e ci stanno tentando in tutti i modi, chiaramente. Io sono convinto che loro vogliono portarci, per loro intendo chiaramente l'establishment che governa questo patto militare e finanziario che governa tutto l'Occidente, vogliono chiaramente creare due grandi classi. Una quella dominante, che è quella là di grandi multinazionali, grandi company, che sono sempre di meno, molto ricchi, e poi tanti, tanti, tanti poveri da poter mantenere a meno, diciamo così, l'affitto, il cibo, l'acqua e la luce, e poi chiaramente annichilire qualsiasi tipo di velleità, di sogno, di progetto. Cioè è proprio, diciamo così, la condizione sine qua non di trasformare l'uomo. Prima nell'Ottocento l'hanno trasformato in bestia, adesso lo stanno trasformando in una macchina, e quindi mano a mano stiamo andando verso questa direzione. Cioè i loro passaggi sono chiari nella distruzione del piccolo commerciante, il professionista, l'imprenditore. Dovremmo essere tutti servi che lavorano per Amazon, nelle grandi multinazionali, e quindi praticamente c'è questa disparità. Chiaramente nel mezzo ci sono milioni di persone che hanno le proprie vite, i propri sogni, e che credo che non siano disposte a cedere più un metro a questi personaggi. E quindi credo che finalmente è arrivato il momento di dover creare un'intesa e una sintesi, perché dobbiamo unirci in questa grande battaglia che sarà la battaglia di tutti. Di tutti intendi a livello di popolo italiano, a livello internazionale, qual è la tua visione su questo punto? Io penso che le nazioni vanno e vengono. I popoli invece rimangono nelle ere, nella storia, nei millenni, nei secoli. Esistono delle identità europee che sono identità popolari importanti, che hanno espresso quella che oggi noi conosciamo come civiltà europea. E per esempio, che ne so, ci sono i napoletani, i veneti, i sardi, i siciliani, i baschi, i catalani, gli irlandesi, i bavaresi, i tirolesi, cioè sono l'Europa è un misto di identità, che sono identità europee. Queste identità hanno espresso una cultura che chiaramente è partita dal Mediterraneo, con i greci, con i romani, e quindi questa identità è ancora forte ed è un'identità che riporta alla sovranità dei popoli contro al mondo gestito dalla finanza, dai burocrati, e a quello che oggi è l'Unione Europea, ad esempio, no? Che non è di sicuro un'unione dei popoli europei, ma è un'unione degli interessi della finanza del mondo occidentalista. E quindi io quando parlo di unione penso che
sia arrivato il momento di fare un vero e proprio, una vera e propria intesa con gli altri popoli che già combattono contro queste logiche. Basta pensare, per esempio, agli irlandesi che nella loro storia si sono battuti con uno delle teste di questo mostro che, per esempio, è stato l'impero britannico, ma è una questione secolare. Ma anche noi in Italia abbiamo avuto lotte che riguardano praticamente l'autodeterminazione dei popoli. Quindi, al di là delle nazioni, noi dobbiamo parlare ai popoli, perché i popoli sono il distillato di migliaia o secoli, centinaia di anni, che hanno reso una cultura, un uso, un costume, un'identità, una spiritualità unica, sola e che va difesa contro chi vuole buttare il ketchup su tutti i popoli, omologarci e farci diventare il cittadino del mondo inteso come tutti uguali davanti al bancomat, tutti uguali davanti al vaccino. Tutti uguali davanti alla regola che però decide il mondo burocratico, e mai il popolo. Proprio dall'Inghilterra è partito il movimento Don't Pay UK che si oppone al calo delle bollette rifiutandosi di lasciare l'addebito diretto in conto corrente in modo che non possano essere fatti dei prelievi forzatamente qualora i prezzi delle bollette appunto diventassero troppo alti questo autunno, questo inverno. E questa protesta di tipo civile adesso sta approdando anche in Italia. A Napoli, quali misure di resistenza state adottando nei confronti di questa nuova emergenza? Questa è una opzione percorribile dal tuo punto di vista? Avete in mente altro? C'è stata una manifestazione un mesetto fa di decine di centinaia di commercianti, ma anche dei singoli privati che hanno bruciato le proprie bollette proprio a Piazza Matteotti, diciamo, sì, alla posta centrale. Napoletani conoscono Piazza Carità, è una piazza importante napoletana, e hanno bruciato tutte le bollette della luce e del gas. È un primo inizio. Anche per esempio sulle nostre chat, che abbiamo delle pagine di lotte e di resistenza, abbiamo avuto già cominciato ad avere centinaia di mail o centinaia di messaggi che cominciano a chiederci come bisogna muoversi. Chiaramente, bisognerebbe fare un discorso molto profondo sulla resistenza, perché bisogna incominciare a pensare che in un mondo dove lo Stato diventa criminale, non pagare il pizzo a questa criminalità non è essere un bandito, ma è essere un vero e proprio rivoluzionario, cioè qualcuno che finalmente rompe quella regola dei burocrati, dei burocratici, di questo mondo che vuole, che ci sta chiaramente asfissiando, e quindi rompere questa regola. Perché? Perché la legge è fatta dagli uomini, ma la giustizia invece è un qualcosa di superiore, perché è superiore e riguarda la morale, e riguarda la divinità, cioè riguarda quello che ci risuona dentro. E onestamente credo che non pagare queste bollette è qualcosa di giusto, anche se è contro legge. E noi dobbiamo rompere questo gioco, perché è questo stesso gioco che ha fatto sì che milioni di persone andassero a dormire alle 10 di sera, o che comunque, anche se non volevano, hanno accettato un vaccino contro la loro volontà perché la libertà non c'è stata, hanno dovuto accettare di vivere con un Green Pass e compagnia cantante. Perché? Perché la regola del burocrate non deve vincere su quello che l'individuo, i gruppi, i popoli reputano giusto. Giusto fino a quando chiaramente non ledono le libertà degli altri, come le hanno lese loro, per dire. E come abbiamo accennato all'inizio, tu hai un'attività giovane, se non sbaglio, risale al 2021, semmai mi correggerai, quando finalmente sei riuscito a realizzare un sogno aprendo Seggio del Popolo Locanda. Sei colpito in prima persona da questi aumenti dei prezzi, da questa difficoltà, come la stai vivendo proprio personalmente? Allora, innanzitutto è molto importante saper resistere nella disobbedienza. Noi, ad esempio, abbiamo fatto sempre entrare tutti, anche senza il Green Pass, abbiamo
tenuto a lavorare, pagando chiaramente delle conseguenze, tenuto a lavorare le persone senza il Green Pass, perché i principi di giustizia, lo ripeto, devono superare le questioni delle regole fatte da chi non ha alcun rispetto per quello che è giusto per tutti gli altri. In questo momento io ho un ristorante da un anno e io, come milioni di persone, stanno pagando le pene dell'inferno. Perché basti pensare che l'anno scorso la stessa bolletta era di 700-800 euro, adesso stiamo dai 1.800 ai 2.500 euro, quindi stiamo parlando che è più del doppio. L'IVA incide in una maniera incredibile perché chiaramente c'è un surplus di tasse su quello che è già un consumo che non esiste, che è frutto di una grande speculazione finanziaria. Quindi si mette la speculazione finanziaria che fa aumentare la bolletta e la fa schizzare in alto, e poi si mette lo Stato che si prende l'IVA sulla speculazione e quindi ci rapina per 3 volte. E noi siamo costretti a pagare per 3 volte. Adesso parlano tanto di voler restituire una parte dell'IVA perché l'hanno presa, vogliono dare dei fondi. Alla fine non stanno facendo altro che prendere una parte di quello che hanno rubato, perché di rubare si tratta, e adesso ce la vogliono dare sotto forma di cortesia. Chissà come, magari in prestito, come hanno fatto durante la pandemia, quando hanno dato gli aiuti, che poi gli hanno dati a prestito, che le persone gliele devono restituire. Non so bene qual è l'aiuto quando lo Stato ti procura un danno e poi lo stesso Stato ti presta i soldi del danno che ti ha dato. Siamo alla follia più totale, ma Scusa purtroppo se ti sono qui interrompo, di puoi 2 anni. spiegare bene questo punto che non so se tutti conoscono. Gli aiuti ricevuti durante la fase delle chiusure sono stati restituiti allo Stato da parte vostra? Esattamente, c'è il famosissimo, la famosissima. Ora non vorrei citare bene le parole dell'allora presidente del Consiglio Conte, che disse che aveva fatto una manovra di fuoco, non mi ricordo bene come la chiamò praticamente, che era questa cosa di dare 25.000 euro a tutti i commercianti che avevano bisogno, ma era un prestito. È un prestito che chiaramente si sta restituendo. Quindi non è che hanno regalato i soldi, non è che loro sono intervenuti dicendo: io Stato non sono stato all'altezza di investire nella sanità pubblica e quindi di permetterti di continuare a lavorare, e quindi perché io sono uno Stato fallito in tutto e per tutto al 100%, io ti faccio un prestito. In una nazione dove l'analisi logica sarebbe ancora padrona della vita e della coscienza degli esseri umani, questi se ne dovevano scappare su Marte prima di Elon Musk. Invece, in una nazione dove si è persa la capacità dell'analisi logica, cioè proprio il raziocinio elementare, questi sono stati passati come ci hanno aiutato, nonostante alla fine l'aiuto non è altro che un debito. Cioè loro hanno prestato dei soldi, questi famosi 25 miliardi, e poi tu glieli devi restituire. Per molti è una cosa normale ed è per questo che siamo rovinati, perché si è fatta passare il pizzo, si è fatto passare la tangente dello Stato per qualcosa di normale, anzi per qualcosa di positivo, e siamo quindi agli assurdi proprio. E adesso si ripete una narrativa simile, ma la colpa è attribuita alla Russia che provoca questi rincari, questa crisi sociale ed economica come conseguenza della guerra in Ucraina. I buoni e i cattivi non esistono nel mondo, esistono le potenze e le logiche delle potenze. Allora, cosa si aspettavano quando nel 2014 gli ucraini, sovvenzionati dalla NATO, sovvenzionati dal mondo occidentale, sovvenzionati dagli americani in tutto e per tutto, rovesciano un governo, fanno una strage, muoiono quasi 15.000 persone tra civili, soldati ucraini e soldati russofoni di liberazione delle repubbliche del Donbass e Lugansk? Quando succedeva tutto questo, per il mondo occidentale era normale, era tutto giusto, non stava accadendo niente. Poi, chiaramente, siccome dall'altro lato c'è un'altra potenza che pensa come gli americani, cioè pensa a difendere la propria sovranità, la propria autodeterminazione, la propria capacità di influenzare un estero vicino intorno a loro, chiaramente cosa fa?
mette un fermo e quindi entra in campo, difende quelle che sono delle repubbliche che culturalmente sono vicine a loro e che comunque rappresentano anche uno stato cuscinetto tra quello che sarà il prossimo confine della NATO, che è l'Ucraina, e quelle che possono essere i prossimi confini della Russia, che per l'appunto possono essere queste repubbliche popolari, e quindi si scende in campo. A quel punto tutti gridano allo scandalo e quindi con la stessa condizione sine qua non dicono che la questione è russa se ci aumentano le bollette, quando invece la speculazione parte da molto prima e oggi con la scusa della guerra si stanno facendo un business incredibile, anche perché molte delle riserve energetiche abbiamo in Italia, non è che le stiamo comprando oggi, ma già ci sono, erano state comprate a prezzi molto più modici di prima. Quindi è veramente un meccanismo subdolo ed è un meccanismo manipolatorio degno di tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni. Per intenderci, questi hanno capito che il modus operandi per governare una massa di pecore è dire che c'è un'emergenza. Ieri è l'emergenza sanitaria, oggi c'è l'emergenza guerra. Domani ci sarà l'emergenza energetica e noi dovremmo sopportare continuamente queste idiozie, farcele ingoiare come se fossero delle verità eccelse, eccetera, eccetera, e invece sono tutte frottole, palle, bugie inventate di sana pianta da un sistema che ce le fa bere, o meglio, le fa bere a qualcuno, a molti li fa bere, e costoro non si impegnano. Non vogliono occuparsi della politica, della cosa pubblica, perché è più facile girarsi dall'altro lato. Però a questo io dico sempre che chiunque da oggi in poi non si occupa della cosa pubblica, del sociale, della politica, ma nel senso nobile del termine, non quello di andarsi a prendere un posto, ma nobile occuparsi delle questioni pubbliche. Chi non si occupa della politica è destinato ad essere gestito da questo tipo di politica, come ci sta gestendo negli ultimi anni. Perché è vero che fino ad oggi molte forze che si dicevano antisistemiche sono entrate in Parlamento, hanno fatto cose e poi non hanno mai fatto niente, ma è altrettanto vero che tutto il dissenso e tutte le volte che abbiamo deciso di non voler andare a votare, così, cioè, non è che neanche questo ha cambiato le cose. E quindi con molta probabilità bisogna ragionare su una via di mezzo, cioè cercare di trovare un'intesa di esposizione di una determinata idea, ma creare anche una struttura capace di avere un potere nel senso positivo del termine, cioè poter fare. Questo come si fa? Avendo chiaramente all'interno di questa struttura antisistemica la capacità di interpretare quelle che sono le giuste ragioni delle persone e farle interessare alla cosa pubblica e alla politica. In questo contesto, qual è il ruolo delle elezioni politiche del 25 settembre? Mancano ormai pochissimi giorni. Ma il ruolo delle elezioni politiche del 25 settembre penso che siano sotto gli occhi di tutti. Loro hanno fatto un'elezione immediata, stimizzita, avevano paura che il voto dei cosiddetti no vax, dei cosiddetti no green pass, dei cosiddetti no Draghi potesse strutturarsi. E quindi questa paura ha fatto sì da fare immediatamente una data delle elezioni, così che dava una difficoltà. Molte forze invece che hanno cercato, hanno preso le firme d'agosto, sono riuscite chiaramente a muoversi, però oggi c'è un grande dissenso tra coloro che non vogliono votare perché non si sentono rappresentati e tra coloro che invece vogliono. Parlo del mondo, tra virgolette, chiamiamolo antisistema, no? Tra quelli che comunque hanno combattuto una guerra comune in questi anni. Il punto è che non è solo una questione di elezioni, è una questione legata alla costruzione di una struttura che deve avvenire e che le persone devono comprendere che è arrivato il momento di incominciare a vedere i punti che uniscono gli interpreti del mondo antisistema, piuttosto invece di concentrarsi sempre su quelle virgole che dividono il mondo antisistema. Quindi è quasi, io faccio un appello praticamente nel cercare di essere più comprensivi l'un con gli altri e cercare di creare quantomeno una stima. Poi gli errori ci potranno essere, ci saranno, perché fa parte dell'essere umano sbagliare, ma
dobbiamo mettere sul tappeto il principio di buona fede, perché se non abbiamo più il principio di buona fede, allora cominceremo ad essere veramente dei complottisti e a vedere il complotto anche tra di noi. E così vince questo sistema, perché, come dicevano i romani, divide e timpera, quindi divideranno anche i nostri front, divideranno le nostre opinioni e ci smembreranno, come hanno fatto fino ad oggi. Se interpreto bene il tuo pensiero, dunque questa data del 25 settembre è importante perché se non lo fosse non avrebbero fatto di tutto per impedire l'accesso all'agone elettorale delle forze cosiddette antisistema, appunto, però è solo un passaggio, non basta perché un cittadino non può pensare di delegare la sua partecipazione politica al momento del deposito del voto nell'urna, ma deve darsi da fare in prima persona per cambiare la realtà attorno a sé, come avete fatto a Napoli in questa esperienza di resistenza di cui ci hai parlato, che può significare per un imprenditore dire tu puoi entrare nel mio ristorante, non intendo piegarmi alla logica del Green Pass per fare un esempio. Questo è un po' il senso, Esattamente, è esattamente. recuperare la fiducia reciproca, perché purtroppo si è creata questa frattura tra chi supporta le liste antisistema e chi invece si vuole astenere, quando in realtà stiamo tutti dalla stessa parte. Forse il rischio è di dimenticare un po' questo. Esattamente, esattamente. Sono tutte scelte legittime, sono tutte scelte rispettabili e questo deve essere il. Essere legittimi e rispettabili significa rispettarsi. Rispettarsi perché ci si vede tutti che stanno, se tutti noi in buona fede pensiamo che stiamo cercando di fare qualcosa di buono, di positivo, e allora sul principio di buona fede noi riusciamo a collaborare, a cooperare e magari anche costruire quella forza strutturale sostanziale. Nella vita quotidiana, quindi diventa una filosofia di vita, e poi perché no, giustamente costruire, come qualcuno anche sta tentando, una parte che faccia, come esiste nel mondo dell'imprenditoria, del commercio, della spiritualità e anche in termini politici. Cioè sono tutti canali che però non sono corpi a sé stanti, ma devono far parte di un grande progetto. Qua si può fare tutto, è chiaro, però alla base ci deve essere un principio di buona fede e pensare che chi sta cercando, sacrificando tante cose, di fare cose che reputa giuste, deve essere rispettato. Perché se no, noi cominciamo già a creare delle crepe che non si rimarginano più e quindi non si crea mai questo fronte che poi spesso ci chiedono di comporre, di fare. Però ogni volta che uno cerca di comporre e fare delle cose, viene tacciato per arrivismo, personalismo e compagnia cantante. Per carità, esiste, magari esisterà pure qualcuno che soffre di queste manie, però non si può criminalizzare sempre ogni azione, ogni attività, ogni possibile tentativo che uno vuole fare per cercare di imporre un determinato tipo di pensiero che è inascoltato completamente. E quindi io credo che nel rispetto reciproco bisogna fare una profonda riflessione e cercare finalmente di ricucire questa grande forza antisistema che ha creato il nostro nemico, mettendoci con le spalle al muro. Perché dobbiamo dividerci da noi? Ha ottenuto paradossalmente l'effetto di compattarci. Assolutamente sì, è la storia che ce lo dice. In che modo proseguirete la vostra lotta a Napoli e in particolare nella tua attività? Continuerà a essere un avamposto? Sicuramente sì. Diciamo che nelle prossime settimane, nei mesi prossimi che vengono, ci sarà sicuramente qualche protesta legata alla questione del caro bolletta, ma che non deve essere una cosa a sé stante. Quello che noi dobbiamo fare non è cavalcare il malcontento politico, perché non serve a niente. Questo lo hanno fatto coloro che avevano bisogno del voto di opinione, guarda il Movimento 5 Stelle negli anni scorsi. Poi alla fine strutturalmente non ha conservato nulla di quelle battaglie, giuste battaglie che si portava avanti. Perché? Perché non è riuscito poi a costruire moralmente una linea culturale e quindi va
va avanti a colpi di opinione, diciamo. Quello che bisogna fare in queste manifestazioni prossime, che si faranno, perché ci sarà un malcontento, le persone si riversteranno per strada, quelle di strutturarle e cominciare a pensare che bisogna essere un collettivo di idee, una comunità, per cercare fondamentalmente di creare una vera e propria rete che è innanzitutto umana e di stima umana, e poi dopo può avere connotazioni chiaramente anche in senso politico e altro e tutto. Intento, perché i passaggi sono sempre prima umani, sono sempre prima strutturali, e poi chiaramente questi possono diventare dei grandi movimenti di massa che finalmente possano riportare il potere a un popolo e non a un'elite, un establishment, un gruppo che in modo predatorio vessa i cittadini, come per esempio nel caso delle bollette. Noi dobbiamo far comprendere qual è il tipo di sistema che stiamo andando a combattere. È importante perché molte persone sono impegnate dalla propria vita, dal proprio lavoro, tante domande, non hanno neanche avuto il tempo di farsene. Certo, la pandemia ci ha costretti a pensare e quindi tante persone sono state costrette a prendere delle scelte e quindi a scegliere. E quindi questo plotone di ignavi, che sempre più spesso è la maggior parte della popolazione, ha dovuto praticamente andare davanti a un plotone di esecuzione e scegliere di che morte morire, per intenderci. Ebbene, ora questa cosa si sta evolvendo, perché non finirà con la questione del gas e della luce, ma ci sarà altro, molto altro. E quindi è importante che chi ha una visione geopolitica antisistema, questa roba la dice, affinché le persone possano incominciare a comprendere che c'è una visione nel mondo antisistema dove loro possono avere la loro casa e quindi potersi difendere da tutto questo. Quindi io spero che queste forze antisistema possano diventare la casa di questo popolo che ha bisogno di un posto, un rifugio per rinfrancarsi e poi poter agire in un'azione contro questi gruppi che vogliono distruggerci. Sono d'accordo e penso che sia importante anche il fatto che non esista un unico movimento antisistema, ma sui territori si creino delle reti appunto sociali, umane, di cui poi le parti politiche del dissenso sono stata una manifestazione di un fenomeno che si gioca più su livelli. E quindi io ti faccio i migliori auguri per la tua attività, per il movimento di resistenza di Napoli e ti chiedo se in conclusione, prima che ci salutiamo, tu volevi dire qualcosa al nostro pubblico, salutarlo. Assolutamente sì. Innanzitutto vi ringrazio per l'intervista. Io chiedo alle persone di farsi una vera e propria, un vero e proprio esame di coscienza e incominciare a pensare quello che è davvero più utile, anche per dare un segnale a tutti. Dobbiamo incominciare a autodeterminarci. Ora, io non posso dire a voi cosa significa, perché quello che per me è autodeterminare, magari per voi è qualcosa di diverso, ma voi dovete vedere in cuor vostro cosa significa autodeterminare e soprattutto dare un segnale. Ora, quella strada che voi pensiate che possa essere un segnale visibile, ebbene percorrete, perché percorrendo quel segnale noi riusciremo finalmente a mettere un punticino in questa partita e da quel punticino riusciremo a costruire qualcosa. Io vi saluto, saluto tutti voi, e un saluto anche a Francesco Toscano e spero che alla fine incominciamo praticamente a costruire qualcosa di importante come si sta tentando di fare, perché non c'è altra via d'uscita che cercare di costruire una struttura che regga a questa tempesta che sta arrivando. Noi dobbiamo costruire come una fortezza in questo momento, perché sta arrivando un'orda di orchi a bussare alle nostre porte. E quindi dobbiamo cercare di creare intese, unioni, basate sulla stima innanzitutto. E con questo penso di aver concluso. Grazie, grazie ancora una volta a Gigi Lista. Io lo saluto, lo invito a tornare a trovarci presto su questi schermi. Saluto e ringrazio anche voi per averci seguito.
E come sempre vi ricordo che Visione TV, essendo una testata libera e indipendente, può continuare il suo lavoro di informazione grazie alle vostre donazioni. Potete sostenerci ai numeri che vedete in sovraimpressione tramite bonifico oppure tramite PayPal. Grazie e alla prossima.